Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono RickyTV08 e quest'oggi siamo in un nuovo Brawl Pack Opening e a nostra disposizione abbiamo 21 casse normali e una cassa gigante. In teoria dovevano essere due casse giganti, solo che un mio amico ne ha aperta una, per questo oggi siamo soltanto con una. Non ho mai portato ancora sul mio canale video di Brawl Stars e purtroppo ho trovato già tanta roba, quindi mi mancano solo 6 brawler, cioè diciamo 4 brawler da trovare, perché boh, lo troverò quando raggiungerò i 3000 trofei. Per questo direi di iniziare. Prima ci prendiamo queste 50 monete e niente, iniziamo. 14 di oro, Frank più 6 e Eugenio più 10. Ok, possiamo potenziarlo. Andiamo a vedere. Costa 140. Direi che alla fine di questo video riusciremo di certo a potenziarlo. 13 oro. Dynamite più 5. E Bull più 6. Per ora ancora niente. 17 di oro. Carl più 6. E Pocho più 10. Ancora niente gemme. Niente che ci possa interessare. 13 di oro, Pam quanto? Pam 8, Piper 10. Ancora 17 casse. 30 di oro, direi che sia abbastanza buono. 6 Nita, Piper 15. Attenzione, di nuovo Piper. 16 casse. 17 di oro, Bull più 4. Nita più 6, attenzione, un bonus rimasto. Sì, raga, più 200 raddoppi gettoni, questi qua mi servivano. Magari riusciremo ad aprire anche altre casse. O forse no. 15 altre 15 casse, 50 monete, direi che siano molte. Stecca più 8 e Carl più 10. Possiamo potenziarlo. Costa 140, alla fine del video vedremo chi vi potenziamo. 17 monete, Corvo più 5 e Poco più 15. Ok, adesso direi di andarci anche ad aprire la cassa enorme. Non vorrei farlo alla fine del video. Ok, 3 skip, 10 Eugenio, Shelly più 12, Stecca più 14, un bonus, 5 gemme, buono. Ci rimangono 13 casse brawl normali. 17 di oro, Carl più 4, Dynamite più 6. Niente di buono. 12 di oro, Nita più 5, Stecca più 15. 11 casse rimanenti. Nuova cassa, 30 monete. Ultimo skip, 4 di Penny e Dynamite più 8. Possiamo potenziarlo anche lui, direi di andarlo a potenziare adesso. Costa solo 35, direi che è buono. Scusatemi la tosse. 20 di monete, Jesse più 4 e Eugenio più 4. Altre 5 gemme, attenzione. Arriviamo a 10. 9 casse, 9 casse rimanenti, 30 oro, Eugenio più 5, Jesse più 15. Ok, ultimo, no, no, 50 di oro, poco più 7, Beryl, 2 biglietti delle 20. Forse con qualche partita riusciremo ad aprirne anche un'altra di cassa. Ok, 30 di oro, poco più 4, Eugenio più 10. Questo qua lagga, potrebbe contenere qualcosa di succoso. Niente, 30 di oro, stecca più 4, Eugenio più 5. Nuova cassa, 13 di oro, poco, direi. Beryl più 4 e Dynamite più 8. Mi sa che questo chest opening non conterà niente di buono. Nuova cassa, 30 di oro, Bull più 4, Bombardino più 4. Questa qua lagga. 30 monete, Penny più 4, Jesse più 6.
Ultima cassa, però adesso direi di andarci a fare una partita in robo assalto, sperando di vincere. Vi ricordo che avevo ottenuto i doppi gettoni, quindi direi che i premi sono raddoppiati. Altra cassa di riusciremo anche ad ottenerla. Qui ci sono i robot, ok, sconfitti, seconda ondata. Io preferisco di solito rimanere al centro, così difendiamo anche la cassaforte. Ok, qua ci sta un robot con il robot pugile. Andiamo a uccidere anche quest'altro. Ok, chi c'è? Ok, attenzione qua. Va uno con la pistola. E qua ce n'è uno robot pugile. Ok, piazziamo la fonte di cura. Ho sbagliato a sparare. Ok, io vado sotto, voi andate sopra. Arriva un altro da qui. Ok, no, la connessione no, raga. Ok, benissimo. Mi prego, non farmi laggare. Ok, intanto Nita ha schierato l'orso, non me ne ero neanche accorto. Ok, ok, no, dai, la connessione. Ok, benissimo. Ok, arriva il robot enorme, io cerco di distrarlo. Brava Nita che ha lanciato un altro orso. No, non devo morire. Non devo assolutamente morire. E lui non deve toccare la cassaforte. Inizia una nuova ondata. E il primo che sta lì mi fa molto piacere. Attenzione al primo, che ci sta un robot viola pugile. Ok, 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 il robot non ha toccato la cassa. Cioè la cassaforte. Però là ci sono altri mini robot che la stanno danneggiando. Ok, sono spawnato, andiamo a distruggere i robot. Ok, piazziamo una nuova torretta, perché era un po' rovinata quella di prima. Ok, bravo orso. Bene, bene, andiamo di qua. Altri robot. 12esima ondata. Stiamo sopravvivendo, direi, anche abbastanza bene. 12 minuti sono anche parecchi. Ok, attenzione qua al robot. Cerchiamo di... grande il primo. No, nuova torretta, nuova torretta. L'ho piazzato un po' male, però fa niente. No, raga, attenzione qua che ci sta. Sono morto. Perfetto. Ok, orso in arrivo. Attenzione, c'è il robot, ok. Lag. Questo però pareva difficile. Piazziamo una torretta per recuperare. Sperando che non venga distrutta all'istante. No, questo qua fa male, questo qua fa male. Questo fa male. Nuova torretta. Fonte di energia medica. Ok, il robot è morto. Però, no, non è ancora morto, raga, non è ancora morto. E qua mi sa che la cassaforte viene distrutta e qua perdiamo. Ok. Siamo sopravvissuti per 3 minuti e 40 secondi. Vediamo il premio, i punti rapidità quanti sono. Ok, 84 punti rapidità, penso siano anche abbastanza buoni. Ho finito i ticket. Ok, ci rimangono ancora due casse da aprire. Andiamo ad aprirle. Vediamo cosa otteniamo. 7 barrel. Ultima. 6 colt. Barrel più 6. E altri due biglietti. Direi di non andarceli a giocare adesso. Andiamo a vedere cosa possiamo potenziare. Intanto vi ricordo che abbiamo 643 monete, che direi che siano molte. Vediamo quanto mi dà se potenzia Colt. No, no. Allora, Carl ci è andato a costare 140. Ok, andiamo a potenziarlo. Poi vediamo. Possiamo potenziare Eugenio, che attacchi di danni fa 1200.
Ok, non so se potenziare Colt oppure Eugenio, perché alla fine sono due brawler molto forti. Però adesso adesso mi potenzio Colt, dai. Ci rimangono 23 monete. In futuro potenziare anche lui. Ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like. Iscrivetevi al canale e ciao!